ragazzi, oggi sono qui con un nuovo video. Come potete leggere dal titolo, è un altro book haul. Già, dovrei darmi una calmata, ma questo mese mi sono arrivati ben sì 3, 6, 9, 12, 15, 16 libri. E non so neanche tutti quelli che mi sono arrivati, perché molti sono ancora lì. E oltretutto, dicendo questo, sono andata a prenderne due. Ma io direi di incominciare subito. Non ho un ordine preciso, sono quasi tutti arrivi di acquisti e scambi, ma sono un po' di più acquisti. E niente, cominciamo subito. Il primo che vi faccio vedere è Il primo bacio a Parigi, nonché Anna and the French Kiss, mi sembra, il titolo in inglese comunque. Questo qui appunto è la versione italiana che ho comprato da Valeria TK qui su BookTube. Sapete che è una delle mie booktuber preferite in assoluto, non vedo l'ora di leggerlo. Non mi ricordo sinceramente di cosa parla, so che ne ho sentito talmente tanto parlare che ho detto deve essere mio, l'ho trovato veramente a pochi pochi euro e ho deciso di comprarlo. Fatemi sapere qui sotto di questo e di tutti gli altri libri cosa ne pensate voi e se li avete letti. Un libro che avevo recuperato a settembre, che era La lama dell'assassina di Sarah J. Maas, della saga di Il trono di ghiaccio, avevo recuperato lei da uno scambio, ho comprato a 5 euro spesa di spedizione inclusa Il trono di ghiaccio, quindi il secondo capitolo della saga. È uscito da poco Il trono dell'alba, se non erro, che dovrebbe essere questo qui. È uscito qualche giorno fa per Oscar Volt nella edizione questa qui, Oscar Fantastic, con la copertina flessibile, e quindi è il penultimo della saga del trono di ghiaccio, quindi vedremo poi prossimo anno l'uscita dell'ultimo effettivo. Io per adesso ho i primi due, conto di recuperarli tutti e sono felice di aver recuperato almeno i primi due, così da poter leggere e farmi un'opinione iniziale su questa saga. Un altro arrivo è I nostri cuori chimici di Crystal Shatterland, questo romanzo edito Rizzoli. Vi faccio vedere l'edizione perché secondo me il sottocopertina merita tantissimo, bellissimo, non so com'è, mi piace questa cosa che sembra quasi colorato con l'evidenziatore o con un pennarello, comunque a punta abbastanza larga, e questo dettaglio di tutti i pesciolini, ma è molto tenero come dettaglio e si riprende anche, adesso volevo farvelo vedere, in tutti i capitoli, ecco. Molto molto carino, parla di praticamente questo Harry Page, mi sembra, che non si è mai innamorato e arriva all'età di 17 anni che incontra una ragazza che è Grace Town, se non erro, e vedremo come lui, che è un inguaribile romanticone, quindi ama le grandi storie d'amore, non si è appunto mai innamorato, quindi crede nel vero amore, quello da film, vedrà come una volta incontrata questa Grace Town sarà un po' tutto difficile, quindi non vedo l'ora di leggerlo e ringrazio ancora Valerie, che mi ha lasciato ovviamente un bigliettino con scritto buona lettura bis, perché ho comprato due pacchi di libri da lei, e vi farò sicuramente sapere cosa ne penso qui con una recensione sul mio canale YouTube, ovviamente Goodreads, Amazon e Instagram, per saperne di più. Altri due romanzi rosa che ho acquistato da Valerie TK sono È solo una storia d'amore di Anna Prevoli, e sempre di Anna Prevoli, l'amore non è mai una cosa semplice. Ho tolto le copertine, quindi non vedete le copertine quelle lucide, semplicemente perché mi farebbero tantissimo riflesso, quindi non mi va di stare a scervellarmi per sapere come metterli senza fare riflesso. Sono due storie d'amore molto semplici alla Anna Prevoli, quindi qualcosa di un po' movimentato ma anche simpatico, qualcosa per spezzare le letture un pochettino più difficili e più impegnative con qualcosa di più leggero. Questo l'ho preso perché non sento tantissimo parlare, poi la copertina mi piace un sacco con queste strisce fatte così, costina rosa, perché non mi piacciono le edizioni insuperabili gold, ne ho una e non vedo l'ora di togliermela dai piedi perché mi piacciono quelle con le righette così bianche che vicine si vanno tutte a congiungere, e questo invece non ne avevo mai sentito parlare, ma l'ho trovato vicino a questo, quindi ho detto ma sì, prendiamoli entrambi. E questo qui ovviamente andrà alla amica Chiara una volta finito di leggere, perché lei ha letto tutti i romanzi di Anna Prevoli, li ha tutti, e quindi lo cederò sicuramente a lei. Fatemi sapere qui sotto cosa ne pensate di questi due libri e se li avete letti, io non vedo l'ora perché non ho mai letto niente di Anna Prevoli. Una saga che invece molti di voi conosceranno, cui ho recensito il primo volume su Instagram, è stata una delle mie prime review quando ho aperto il profilo di Instagram, è la saga del Il mio splendido disastro, Il mio disastro sei tu e Un disastro per sempre. Quindi abbiamo tutti e tre i volumi della saga, il primo visto dalla parte di lei, che è Abby, il secondo, Il mio disastro sei tu, vista dalla parte di lui, che mi sembra che è Trevor, dalla parte di lui, scusatemi, che non è Trevor ma è Travis, e l'ultimo che è, diciamo, una novella, vediamo due fedine di matrimonio probabilmente quando si sposeranno, perché io, vi ripeto, ho letto solo il primo capitolo tanti anni fa e adesso lo reputo un pochettino trash, ma sono quelle letture che le fai ad una certa età, quindi le fai a
15-16 anni e sono le letture che ti accompagnano, quindi voglio recuperare la lettura del secondo, perché ce l'avevo, poi l'ho scambiato, poi adesso l'ho riacquistato per 10 euro tutti e tre i libri. Voglio assolutamente rileggere questo qua, quindi dalla parte di Trevis, e la novellina, così da saperne di più su tutta la prima trilogia dei Maddox. Ovviamente poi ci sarà lui e Travis Maddox, ma so che hanno fatto altre serie sempre collegate a questa. La Maguire si è spinta su vari personaggi di questa saga principale, quindi vedremo un po' come si evolverà il tutto e ovviamente se mi verrà da leggere anche gli altri. Fatemi sapere qui sotto cosa ne pensate, e anche se a voi ha accompagnato la vostra quasi infanzia, cioè non infanzia ma adolescenza. Ok, non mi giudicate per questo libro, ma l'ho voluto prendere allo scambio perché adoro molto il personaggio che l'ha scritto, mi piace molto sui social media e tutto quanto, quindi ho voluto prenderlo. Tommaso Zorzi, Siamo tutti bravi con i fidanzati degli altri. Sì, è un pochettino un libro trash. Di cosa parla il libro? Parla di questo ragazzo Filippo che insieme alla sua amica e sue amiche Alice e Bea cercano di capire un po' l'amore, i fidanzamenti su Grindr nella caotica Milano. Diciamo che è un po' un amore, una storia di lui che si innamora di un ragazzo fidanzato con una ragazza, quindi quelle sorte di avvenimenti che il ragazzo si innamora del ragazzo, il ragazzo prova interesse, forse, credo, perché vi dico, non l'ho letto ma è quello che penso io, verso l'altro ragazzo, ma allo stesso tempo è fidanzato, quindi una persona bisex verso appunto interesse verso un ragazzo gay. Io adoro il personaggio di Tommaso Zorzi, mi piace veramente un sacco e credo che questa sia una lettura non trash ma comunque molto molto divertente. Fatemi sapere se l'avete letto e cosa ne pensate qui sotto. Un altro acquisto, ebbene sì, è E poi ci sono io di Caitlin Glasgow, un romanzo che è Respiro della vita, Charlie è un balsamo per chiunque si senta spezzato. Devo dire che questa frase qui mi fa molto ridere perché mi è piaciuta il connubio tra balsamo e spezzare, nel senso balsamo è, diciamo, serve per i capelli spezzati, tra tante virgolette, e quindi mi è piaciuto questo collegamento che hanno fatto in questa frase e mi attirava un sacco la copertina, non so come mai. Di cosa parla il libro? Parla di questa Charlie, appunto, che soffre di autolesionismo. Io non so come è trattato il tema in questo libro, infatti sono proprio curiosa di vedere come è trattato all'interno del libro, come lo vediamo raccontato, come la scrittrice si mette nei panni, appunto, della nostra Charlie. E speriamo sia un bel libro, perché di tematiche del genere vengono affrontate in tanti libri, ma so che molti libri non lo affrontano nel modo giusto, e sono sicura e spero che questo libro lo affronti nel modo giusto. E poi, non lo so, la copertina rosa mi piace. Io la chiamo Charlie, ma è Charlotte Davis, però va bene lo stesso. Fatemi sapere qui sotto se l'avete letto. Un altro libro che mi è stato consigliato, ce l'ho visto consigliato qui su BookTube Italia, ma sinceramente se vi devo dire il nome della, appunto, youtuber che me l'ha consigliato, non me lo ricordo assolutissimamente, ma è Così leggera da bucare l'aria, Winter's Girl. Parla praticamente, da quel che ho capito, di un disturbo alimentare, infatti vedete anche il simbolino del capitolo, di disturbo alimentare, ovvero l'anoressia, se non erro. Esplora l'impressionante discesa di una ragazza nel vortice dell'anoressia. Ero indecisa tra l'anoressia e la bulimia, però ci hanno confermato che appunto è anoressia. Voglio assolutissimamente leggerlo perché non sento veramente tanto parlare, l'interlinea non mi spaventa, e spero di farlo al più presto, e mi interessava un sacco, era un wishlist da molto. Un'altra trilogia che era in wishlist da tantissimo, io ringrazio Alessio per aver deciso di scambiare con me, è la trilogia Figlie di una nuova era. Come sapete io avevo i secondo e il terzo di The 100, la quinta stagione che l'avevo letto, e La coppia perfetta, che non so se, vabbè, voi probabilmente non lo sapete, ma sono in dei gruppi di scambio e molte volte pubblico questi libri che appunto ho già letto oppure non voglio leggere, non mi interessano, ho perso l'interesse per loro e li voglio scambiare. Sono riuscita a scambiare questi quattro libri, perché uno anche era un po' rovinato, quindi ho voluto cederlo lo stesso, per questi tre, ovvero Figli di una nuova era, tutti e tre completamente nuovi. Abbiamo Figli di una nuova era, Aria di novità e Tempo di ricominciare. Credo che sì, l'ordine giusto è Figlie di una nuova era e Tempo di ricominciare e Aria di novità, che è uscito da poco, da quel che ho capito, da marzo di quest'anno. Vado a controllare, aspettate, perché io la memoria non siamo buoni, se magari non mi cade. Marzo del 2020, sì, avevo ragione, questo è l'ultimo. Io non vedo l'ora di leggere, perché la mia amica Chiara, so che stai guardando questo video, me l'ha consigliato veramente tanto e mi ha detto che se lo vendo mi uccide, e spero di leggerlo più presto. Fatemi sapere qui sotto se l'avete letto, cosa ne pensate. So che è un romanzo familiare,
che parla di queste quattro donne prima, durante e dopo la Seconda Guerra Mondiale. Spero che mi piacerà, se non mi piacerà comunque ve lo farò sapere e probabilmente se non mi piacerà lo metterò in vendita, ma non contate sulle mie parole perché probabilmente lo terrò anche soltanto da collezione perché le copertine mi hanno fatto innamorare. Ultimi due arrivi e ci sarà anche un terzo, tanto che a oggi che sto registrando questo video non mi è ancora arrivato. Uno è il primo volume, ovvero la prima raccolta di novelle, da quel che ho capito, di The Witcher, ovvero di Andrzej Sapkowski. Se l'ho pronunciato bene, mettete un like solo per lo sforzo di averlo imparato a memoria su come si pronunciava per non fare figure di cacca nel video. Il giardino? Dove l'hai letto il giardino, Francesca? Il guardiano degli innocenti. Allora, per chi non sapesse cos'è The Witcher, non lo so neanche io. So che è una serie TV su Netflix che non ho mai visto e avendone sentito tanto parlare, avendo visto che erano usciti i film, i libri per la Nord, che è la casa editrice, non ho voluto guardare la serie TV, ho voluto lanciarmi direttamente sul primo libro, so che ce ne sono un sacco, questo l'ho preso allo scambio, voi non potete capire la felicità di averlo preso di scambio, ragazzi, non potete capirlo, e spero appunto di leggerlo al più presto, perché sono veramente, veramente, veramente curiosissima di questo libro. Fatemi sapere qui sotto, so che molti di voi l'hanno letto, perché lo vedo molto girare su BookTube Italia, soprattutto perché sono molti, molti fan della serie TV, quindi fatemi sapere qui sotto. Ultimo arrivo, penultimo, perché poi c'è la parte finale, che voglio farvi vedere ancora qualche arrivo, è di Veronica Roth, ovvero l'autrice di Divergent, quindi Divergent, Divergent, Insurgent, Alleged the Four, comunque la scrittrice di Divergent, per essere chiari e concisi, Carve the Mark, I Predestinati. Questo l'ho preso in scambio, ebbene sì, sono riuscita anche a trovare il suo seguito, Il Destino Divide, sempre appunto di questa duologia. Non vedo l'ora di leggere sia il primo che il secondo che mi deve arrivare. Non ho idea di cosa tratti, perché io vado molto a scatola chiusa nei libri. Mi faccio ispirare dalla copertina e da quanto ne ho sentito parlare bene. Se ne sento parlare male, tante volte, anche se mi ispira un pochettino, lo prendo lo stesso, poi al massimo lo do via. Sapete come sono fatta? Non vedo l'ora di leggerlo, perché Veronica Roth, da quel che mi hanno detto su Divergent, perché non l'ho ancora letto, sì, è ancora lì, a parte l'ultimo che mi hanno detto che è orribile, quindi a Legend, spero di no, da quel che ho capito scrive bene. E è un fantasy, quindi sapete che è uno dei miei generi nei libri preferiti. Non vedo l'ora di leggerlo e fatemi sapere qui sotto cosa ne avete tratto da questo libro. Ed eccoci qua alla fine del video. Come sapete, come avete sentito dal mio video precedente, se l'avete visto ovviamente lo sapete, se ve lo siete persi no, quindi andate a recuperarlo, link nelle schede, spero di aver azzeccato la posizione nelle schede. Dovranno arrivarmi Signora della Mezzanotte e Signora dell'Ombra. Ebbene sì, eccoli che mi sono arrivati, quindi insieme a Regina dell'Aria delle Tenebre, che trovate qui, abbiamo tutta la trilogia completa. Ovviamente questo qui l'ho comprato anche nell'edizione, quella con i contenuti speciali, perché sennò non sarei io. E questo qui è già stato venduto, quindi voi lo vedete qua, ma preparatevi perché sarà poi quello con la scritta edizione limitata con contenuti esclusivi, ma non cambia più di tanto. Quindi eccoli qua, sono felicissima perché finalmente ho la saga più o meno di Shadowhunter completa, quindi con i 6 libri della The Mortal Instrument, le origini, la The Dark Artifices, qui abbiamo le cronache di Magnus Bane. Quindi ragazzi, io spero che tutti gli arrivi vi siano piaciuti, non ve li sollevo perché sono tantissimi. Io vi ricordo di andarmi a seguire sul mio Instagram e sul mio blog, come sempre Francesco Quadrini, trovate qui le immagini, diciamo, per stuzzicarvi un pochettino, e giù nell'info box tutti i link per andarmi a seguire. Io vi invito ad andare a iscrivervi al mio canale, il tasto è qui sotto ed è gratuito, mettere un bel mi piace, commentare qui sotto con i libri che vi sono arrivati a voi e ovviamente cosa ne pensate di quelli che sono arrivati a me. Io mando un bacio e ci vediamo al prossimo video. Ciao! Questa volta niente backstage. Ciao!